Hey, Cooch, ben ritrovati dal vostro Angelini Cromantoni in questo nuovo episodio di Yokai Watch 3. Come avete letto dal titolo, oggi andremo a fare la missione che si trova qui nella casa Residenza Nocciola. Una casa, insomma, è più un villone enorme, è incredibile quanto sia grande. Ad ogni modo, nei sotterranei di questa casa si svolge una missione piuttosto interessante. È notte e a quanto pare il nostro amico Wyatt è con noi perché a quanto pare questa missione sembra che richieda assolutamente che ci sia Wyatt. Bene, andiamo nella sala da cucina, no, nella sala da cucina, nella cucina proprio, non nella sala da cucina. Nella stanza, casomai, eccola qua. E dobbiamo andare appunto nei sotterranei. Entriamo da qui e scendiamo. A questo punto, ah no, alla parte di là. Ah, mi sembrava strano, infatti. Sì, ecco, è la parte dove appunto sta Dorothy, se no non si attiva. E qui incontriamo qualcuno che assomiglia vagamente a Steve Jobs. Ah, cos'è? Una trappola? Wow! Steve Jobs, sei tu? Aspetta! Sbagliato, sono il grande, incredibile, magnifico e avventuroso Indiana Squalones! Capisco! Ti avevo scambiato per un altro squalo, ma cosa ci fai qui? Sì! Non è ovvio? Sono qui per un'avventura! Eh? Ma questa è casa di Wyatt. No! Cosa? No! Però ancora ha detto no, con una voce tipo, ma per dire, oh, ma non lo sapevo. E ovviamente in modo sarcastico. Great, tempismo perfetto! Siamo qui per risolvere il mistero della villa. Puoi prendere parte della nostra avventura se vuoi. Bene, l'ideale è per un'ultima prova generale. Bene, ci sto! Ho sempre voluto un amico yokai tutto per me. Piacere di conoscerti, Indy. Sì. Piacere mio. Ottimo, andiamo a indagare sui segreti della villa. Beh, comunque sia, Wyatt, se tu vai in giro di notte, trovi qualche Sì. yokai in giro. Bene, esploriamo il labirinto della villa. Ma ci diventerà amico così? Io non so questa missione a cosa serva effettivamente. E la sto facendo prima di reclutare appunto il dottor Ticancello. Però in realtà voi avete già visto il video dove recluto il dottor Ticancello. Nel video di ieri, che dovrebbe essere venerdì, se non sbaglio. Io perché sto pre-registrando roba perché non ho tempo i prossimi giorni. Cerchiamo le pagine mancanti di Fancy Death. Se vi ricordate, appunto, mancavano delle tre pagine da Fancy Death e noi dobbiamo cercarle. A quanto pare una. Ah, sembrano introvabili. Niente allora. Le pagine mancanti dell'articolo sembrano introvabili. Già, ma ho trovato questo appunto. Appunto seminterrato, ok. Come E Andrea, che c'è come? scritto? Il segreto della villa maledetto è racchiuso all'interno delle sue mura. L'ala ovest della villa maledetta è quasi del tutto identica a quella est. Eppure ci sono delle stanze dei colori differenti. In queste camere è custodito il segreto della villa, diviso in tre pagine. Cerca i tre fiori non macchiati di rosso. Beh, sembra quanto chiaro, no? Diviso in tre pagine. Ma certo! Sono le pagine mancanti di Fancy Death. Vabbè, quello era chiaro. Devono essere le stesse pagine. Hai ragione! Ottima deduzione. Quali camere dell'ala ovest sono diverse da quelle dell'ala est per colore? Dovrebbero essere la sala A e la sala B, la stanza da bagno e la camera da letto? I bagni? Bene, e ci sono fiori nei bagni? Ci sono quelli che Betty cambia ogni giorno! Conosci proprio bene questa villa, eh? Andiamo! Beh, ci abita! Cosa succede qui? L'appunto del seminterrato. Ah, me lo rilegge. Va bene, no, no, no. Pensavo che mi dici che volesse tipo combattere per essere reclutato. E sinceramente, se venisse squadra, io. Cioè, squadra, insomma, venisse con noi all'avventura, io lo prenderei proprio volentieri. Sotto la mia ala. Ok, perfetto, cerchiamo i bagni che. No, sono di qua, i bagni. No, i bagni sono. Sì, sono qua i bagni. Sopra c'è la stanza da letto. Ecco qua. I fiori. Sì, ma cerca i fiori non macchiati di rosso. Quindi devo andare nella parte est, non nella parte ovest. Ma di qua è ovest, di là è est. A meno che io non ci debba andare di giorno. Ah no, ecco infatti, vedi? Nella parte est stava. Trovata! Una pagina di Fancy Death!
Questo luogo era abitato da una famiglia che possedeva un dote particolare. Erano in grado di vedere e convocare gli altri, creature di un'altra realtà. Pare che i più dotati riuscissero anche ad assoggettarli a proprio volere. Una dote particolare, che significa? Temo che finiremo per essere controllati come marionette. Per essere un avventuriero leggendario sembri abbastanza nervoso. Non lo sono! Ok, Fancy Let, numero 13, pagina 1. Poi dobbiamo andare... Dobbiamo tornare sotto, in un'altra... stanza differente. Cioè, dobbiamo andare a riparlare con Indiana Jones, no? Devo cercare i fiori che non sono uguali, nelle stanze diverse. Facciamo un attimo... Vediamo prima un attimo se possiamo fare per conto nostro. No, qui non sono cremisi. Color rosso. Vediamo un po' di qua. Vediamo nella stanza B. Eccolo. Perfetto. Infatti è quello che ho detto io. Sto a vedere che l'altra è la camera. Se l'altra è la camera da letto, sono un veggente. Trovata una pagina di Fancy Let. Ma una diatriba intestina alla famiglia ruppe il loro equilibrio. Intestina. Interessante come termine. Tre motivi di questo alterco... Ecco, alterco è già un altro termine pure, strano. Alterco domestico, vi era l'eredità familiare. Pare che alcuni abbiano avuto la meglio sfruttando la loro dote e gli altri. Gli altri? Di chi starà parlando? Degli yokai, è ovvio. La situazione si sta facendo fin troppo spaventosa. Io volevo solo fare pratica. Cosa stai dicendo, Indy? Pratica? Niente, niente. È ovvio che lui è Steve Jones, non Indiana Squalo Jones, come si chiama. Bene, vediamo se davvero l'ultima è la camera da letto. Wow. Non è nella stanza, a quanto pare. Ecco, va. Ma perché questo nell'ala ovest, allora? È un po' strana sta quest. Una pagina di Fancy Let. Vediamo cosa c'è scritto. Al termine della diatriba familiare causata dalla considerevole eredità... Gli altri finirono per essere disprezzati e confinati su un'isola. Un'isola conosciuta e più come Isola Maledetta. Isola Maledetta? Non ne ho mai sentito parlare. Un'isola maledetta? Non andrò mai in un posto del genere. Ma non sei un avventuriero? Fai finta di non aver sentito nulla. Bene. E con questa sono tre pagine di Fancy Let. Andiamo nella mia camera, scopriremo il segreto di queste pagine. Se Dorothy volesse unirsi a noi, non niente. Parlano di cose davvero spaventose. Non voglio essere maledetto. Sei ancora più spaventato di prima, sicuro di essere un avventuriero? No. In realtà, sono un apprendista avventuriero. Un apprenduriero. Volevo fare pratica per le mie avventure future. Capisco. Questo spiega tante cose. Ma adesso siamo amici. Risolveremo questo mistero insieme. Sì. Giusto, amici. Sarò anche un apprenduriero, ma so tutto sull'avventura. Risolviamo il mistero di questa villa. Deve esserci un indizio tra queste pagine. Si parla di una famiglia, degli altri e di un'isola maledetta. Eh? È a casa mia, quindi. Che sia la mia famiglia? E tu sei in grado di vedere gli yokai? Che siano loro gli altri? Questo vuol dire che tempo fa la famiglia di Wyatt ha combattuto con gli yokai? Pare proprio di sì. E l'isola maledetta? Esatto. È questa. Betty! Oh, vedo che siete riusciti a trovare le pagine mancanti di Fancy Let. Wait, quindi queste pagine le ho nascoste io. Era arrivato il momento di rivelarvi il passato di questa villa. E allora perché hai nascosto quelle pagine? Oh, a voi piace risolvere i misteri, giusto? Come, insomma. Come? Quindi la villa è maledetta. Ma cosa vuol dire? I proprietari di questa villa riescono a vedere gli yokai da molte generazioni. Sono passati decenni ormai. I vostri nonni e la loro generazione hanno lottato a causa dell'eredità. E l'hanno fatto usando gli yokai, causando ingenti danni e sofferenze. Non ne sapevo niente. Al termine della lotta, la famiglia decise di vietare l'uso degli yokai. Furono usati come capro espiatorio per porre fine alla lotta. Furono segregati su un'isola del fiume galattico, lontani dagli uomini. È orribile.
La piccola Elizabeth soffrì molto per tutta quella vicenda. Stai parlando di... Oh, mamma. Sì, sto parlando di sua madre. Una volta cresciuta, ha dedicato tutta se stessa alla costruzione della villa. Forse dovremmo lasciare che sia la signora a raccontare tutta la storia. Pare che oggi si trovi qui nella villa. Come, come? Allora, in camera di mia sorella! Certo. Sì, andiamo in camera di Dorothy! D'accordo, tuttavia ci sono ancora molti misteri da risolvere, non c'è tempo da perdere. Anche se sarebbe strano riuscire a comunicare tramite uno yokai, cioè lo yokai, perché le Terribilia è diventato uno yokai a causa dell'apprensione che aveva la mamma di Wyatt e Dorothy per loro. Ok, ma come fa allora a dirci delle cose? Deve esserci per forza? No, c'è proprio le Terribilia. È strana sta cosa, molto strana. Moh. Ciao. Ci rivediamo. Oh no, mi avete trovata. In effetti. Posso chiamarti mamma? Vorremmo sapere per quale motivo hai costruito questa villa. Oh, mamma. Elizabeth, ormai è tempo che sappiano la verità. Già, ho costruito questa residenza per stringere amicizie con gli yokai, anche se erano stati banditi. Non ero in grado di risolvere i contrasti scatenati nella mia famiglia e temevo di non meritare l'amicizia degli yokai. Forse la madre di Wyatt si sentiva in colpa? Perciò Wyatt, Dorothy, vivete quello che era il mio sogno, il sogno di fare amicizia con gli yokai. Ecco perché... E come mai la villa è stata costruita in questo modo? Il motivo è che non volevo che litigaste. Con il doppio delle camere potete condividere la villa senza invidie. E questo è il motivo. La signora si preoccupa troppo. Io le avevo umilmente suggerito di evitare. Ne avevo abbastanza di assistere a litigi familiari. La mamma è così premurosa. Wyatt, a quanto pare hai già realizzato il sogno di tua madre. Ormai hai tanti amici yokai, me incluso. Che meraviglia, non potrei essere più felice. Anche se purtroppo temo che gli yokai della villa ce l'abbiano ancora con me. Mamma... Non è così, mia signora. Kumandi! Sapevamo tutto. Sapevamo quanto la tenesse a noi. In realtà questa enorme villa è stata costruita per noi, che abbiamo dovuto lottare e siamo stati banditi. Oh, dici davvero? Grazie a te abbiamo passato anni pieni di gioia e divertimento. Tutti gli yokai di questa villa ti amano, nessuno escluso. Ma prima la chiama signora e poi dai del tu? Strano. Ecco, ad esempio ora dai del lei, del voi addirittura. Continuiamo ad aspettare il suo ritorno, mia signora. Oh, miei cari. Ah, quindi è per questo che la mamma non tornava a casa, non perché è malata. Wyatt, Dorothy, mi dispiace. Sei perdonata. Però la prossima volta torna di persona. Certo. Direi che il caso è chiuso. Certamente abbiamo risolto il mistero della rivista Fancy Dead numero 13. E che bello. Ci sono! Mistero risolto! Io non vorrei dire nulla. Bambola di platino, lingotto di platino, pietra dell'avidità. E che cos'è? Quante cose importanti. Perdona la mia mise. Devo dire che ti sono molto grata. Grazie, grazie infinite. Mi piacerebbe incontrare la sua forma umana. Sarebbe fantastico. Forse sono tanti anni che non la vede allora. Beh, allora direi che è a posto così questo video, no? Bene Cuggi, per questo video allora è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, spero che vi sia piaciuto, a me è piaciuto in particolar modo, un'avventura un po' così, fuori dalla norma di Yokai Watch, senza lotte, senza sfide, un po' come quella del tesoro nascosto di Deadpool nella grotta del Lamentoso. Ci sono altre avventure di Fancy Dead che ci aspettano e le faremo tutte. Ad ogni modo, io come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!